Mario, è casuale che il primo ufficio agrituristico di Coldiretti nasca proprio in Toscana? Beh no, non è casuale perché la Toscana è leader nell'agriturismo italiano, l'Italia è leader nel mondo, quindi diciamo che questo è il primo ufficio agrituristico italiano e quindi del mondo agrituristico. Non è casuale perché l'impegno di Coldiretti qui in Toscana sull'agriturismo è sempre stato molto forte. E quindi non è nemmeno casuale che Arezzo abbia deciso di rompere il ghiaccio. Io credo che questa è una bellissima esperienza, sarà un bellissimo ufficio, un grande supporto per le aziende agricole agrituristiche, perché l'attività agrituristica è nello stesso tempo, come ben sappiamo, agricola ma anche turistica. E quindi ha delle complessità che magari altri rami agricoli non hanno, quindi c'è bisogno di un supporto vero, c'è bisogno di capire dove va l'agriturismo italiano e quali prospettive avrà nei prossimi anni, quindi grazie a Coldiretti Arezzo. È un momento importante perché, come sapete, l'agriturismo è sempre più multifunzionale, quindi le attività possibili sono tante. I soci hanno bisogno di una consulenza, quindi noi andiamo a ricoprire questo tipo di consulenza e di assistenza al socio. Peso dell'agricoltura nell'economia aretina? Ma ultimamente sta acquisendo pian piano un peso sempre più importante, sta diventando davvero una colonna della nostra economia anche dal punto di vista occupazionale, soprattutto quello giovanile. Il mondo dell'agriturismo è un mondo in forte sviluppo, abbiamo oltre 570 agriturismi e soltanto nel 2017 abbiamo avuto un incremento di 17 agriturismi in più. Quindi un mondo che non soltanto rappresenta un importante tassello economico, ma che ha la capacità di attrarre molti turisti all'interno della nostra provincia. Noi abbiamo cercato di capire e di saper leggere attentamente quello che sono le nuove necessità, le nuove esigenze delle imprese agricole e agrituristiche e allora abbiamo messo in campo un servizio a 360 gradi che prevede un primo check-up aziendale da fare qui in ufficio con il futuro operatore agrituristico, chi già fa agriturismo, dopodiché una serie di nostri esperti in materia lavoristica, fiscale, tecnica, previdenziale, insomma in tutto quello che compete la normativa agrituristica. La normativa agricola sarà a disposizione per recarsi in azienda e andare insieme con l'imprenditore agricolo e l'imprenditore agrituristico a costruire un percorso specifico per la propria azienda, un qualcosa che va ben oltre il servizio, che va anche ad affacciarsi in quello che sono le opportunità e quello che è un mondo che sta cambiando e anche un'offerta turistica che cambia costantemente. Ecco, quindi un adeguamento di fatto alle esigenze dell'agricoltura moderna, che non è più soltanto in chiave produttiva. Esattamente, un adeguamento ad un'agricoltura moderna, un'agricoltura multifunzionale, nel rispetto totale delle regole, chiaramente, rispettando tutte le normative che ci sono e sono tantissime che a volte nemmeno ci si rende conto, quindi nel rispetto delle regole ma anche nella valorizzazione totale di un ambiente, di un territorio, nella valorizzazione totale delle nostre produzioni e delle nostre tipicità. E quindi questi agriturismi che ormai stanno cambiando notevolmente e anche gli ultimi dati attestano quanto oggi sia presente il turismo extraalberghiero, quanto sia importante, quanto ci sia un incremento negli agriturismi, credo che ci ha spinto fortemente per costituire questo ufficio oggi.